rinnovabili, una politica di energia compatibile con l'ambiente. Tutto questo noi abbiamo immaginato dovesse essere al centro delle politiche del territorio. I distretti hanno anche un'altra caratteristica e peculiarità, che è quella di fare sistema. Oggi le piccole realtà scientifiche, culturali, imprenditoriali non hanno una vera possibilità di crescita, di sviluppo, se non sono inserite in un giusto sistema. Questo è il problema. Questo è il problema dell'energia, delle biotecnologie, dei trasporti. La politica dei distretti spinge in questa direzione. Ottimista che darà nel tempo. Per quanto forse è impossibile da dire in questa fase, questi risultati importanti, si può fare una proiezione di massima? Non so, 4-5 anni. Perché ma devono essere risultati di sviluppo, di crescita, cioè noi dobbiamo spingere affinché questi fondi europei non diano risultati importantissimi ma limitati al periodo di durata del progetto, ma che invece costruiscono un seme risultati per far crescere anche il futuro. Questa è la vera scommessa.